Samuele Spanu, oggi in gol a Sant'Elia, da 1 a 10, quanto sei felice? No, a 10, non sono partito titolare per via della decisione del mister, che era entrato Federico da un infortunio, mi ha fatto partire dalla panchina, ma di gesto non è stato un problema. Ecco, hai fatto il gol, adesso qua negli spogliatoi gli avrei detto: mister, domenica devo giocare titolare. Ma no, non gliel'ho detto, però. Ci speri. Ci spero. Ecco, senti, oggi per voi prima vittoria fuori casa, era importante portare a casa questi tre punti. Sì, è molto importante perché era da tanto che non vincevamo fuori casa. Vincevamo anche in casa ed era importante, però è importante anche soprattutto vincere fuori casa. Dovete dare continuità dei risultati per risalire un po' in classifica? Spero di sì. Ecco, senti, descrivi un attimo il gol, perché ci hai creduto lì, il difensore loro un po' ha tergiversato. E... sì, ha rimbalzato male per lui la palla, io ho cercato di... gli è scappata, ecco, dai piedi, l'ho anticipato, l'ho attaccato sul suo controllo di palla che purtroppo ha sbagliato. L'è buttata dentro e poi cosa in testa, cosa succede? Cosa si capisce qualcosa? Oppure gli abbracci dei compagni? Non si capisce niente. Ecco, racconta, questa settimana cosa farai? Pasticcini martedì, bisogna... No, l'ho già portato. Già fatto. Senti, il presidente ha parlato bene di te, prodotto del vivaio. Cosa possiamo dire di questa società che crede nei giovani? Ma è una bella società che crede sui giovani. Niente. Ma tu classe 94, vuoi arrivare a giocare nei professionisti? Ce l'hai questa ambizione? Ma spero di sì, è un mio... credo che sia un sogno di tutti i giocatori che... Magari con l'Arzachena? Magari con l'Arzachena. Va bene, grazie Samuele, in bocca al lupo per il campionato.